Amici sportivi ed appassionati di basket, buonasera da Francesco Vallesi. Siete collegati in diretta dal Palamedi di Porto Recanati, dove sta per avere inizio la terza giornata dei play-in silver. Di fronte la capolista Attila Basket a quota 12 in graduatoria contro il Basket Ferentino che ha 8 punti. Attila, che proviene da una preziosa vittoria ottenuta su un campo difficile come quello della Carver Roma, 59-52 il risultato finale. Anche Ferentino è reduce da una vittoria casalinga contro il Pisaurum, quindi ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una bella partita che sicuramente ci offriranno le due formazioni. Consentitemi ovviamente un saluto anche agli amici di Ferentino che sono collegati con Egisport 47, il canale YouTube dell'Attila Junior Basket, le riprese curate dal nostro Alessandro Vallese, che poi curerà anche le interviste, gli highlights, che troverete poi tutto quanto sulla pagina Facebook appunto dell'Attila Basket. Ad arbitrare questa partita sono stati chiamati i signori Francesco Giardini di Ancona e Michele De Angelis di Grottammare. Prima però consentitemi anche un ricordo di un grandissima persona, di un grande allenatore, il decano possiamo dire, Francesco Picotti, che purtroppo è venuto a mancare qualche giorno fa. Io ho avuto, come tanti, la fortuna di averlo conosciuto. Veramente è stato un dispiacere enorme, ripeto, una figura storica. A novembre è stato anche insignito della targa della FIP come una vita per il basket, e quindi alla famiglia Picotti va il nostro abbraccio veramente di cuore. Entriamo subito in telecronaca diretta, quindi con Ferentino che è in possesso di palla in questo momento con la consueta casacca scura. Vediamo Bisconti, il duello contro Peppo Camazzo. Bisconti va a sbagliare però da sotto, una formazione quella allenata da Gianluca Lulli, veramente di grandissima esperienza, poi ve lo diremo nel corso della nostra telecronaca. Gamazzo intanto va a sbagliare da sotto, ha preso anche un colpo in viso, non rilevato dalla coppia arbitrale. Gerlero va a sbagliare anche lui da sotto, quindi questo inizio con squadre piuttosto imprecise da sotto. Vediamo Mancini, è libero, può andare al tiro dalla media, è ancora un errore per Mario Mancini. Ovviamente due squadre sono abbastanza contratte in questo inizio gara, sono due punti comunque pesanti per entrambe, perché ripeto, da qui fino alla fine sono praticamente tutte finali. Gerlero intanto, pallone per Rullo, ecco il gioco per Galuppi, gioco alto basso con Bisconti, questa volta Luca Bisconti alla meglio. Vediamo i quintetti per l'Attila in possesso di palla. Luca Montanari, il playmaker, insieme a Mancini, Redolf, Gamazzo e Annibaldi completano lo starting five messo sul parquet dal coach Nicola Scalabroni, mentre Teramo. Vediamo ora questo attacco intanto dell'Attila con Peppo Gamazzo, ci sono 4 secondi per andare al tiro, sbaglia Gamazzo, il rimbalzo di Bisconti che insieme a Ciarpella a Gerlero va al tiro, Ciarpella a segno. Appunto, ripeto, il quintetto per Ferentino: Bisconti, Ciarpella, Gerlero, Galuppi e Rullo. Questo appunto il quintetto messo da Gianluca Lulli. Intanto finalmente si sblocca l'Attila e lo fa in maniera perentoria Edoardo Annibaldi con una bella tripla, quindi punteggio di 4-3 per Ferentino. L'attacco di Ciarpella, pallone per Gerlero, ecco Rullo, il pericolo pubblico numero uno, marcato da Mario Mancini. Gerlero, questo è un duello con Redolf, alla meglio Miguel Gerlero, anche lui classe ed esperienza da vendere. Redolf intanto, pallone per Peppo Gamazzo, ancora si scambiano i due giocatori il pallone, poi va al tiro a bersaglio Peppo Gamazzo, un tiro dalla media distanza, e quindi ancora meno uno Attila con la formazione Gigliata in possesso di palla con Galuppi. Ecco Ciarpella, ancora Ciarpella attacca il pitturato, poi va ad un tiro in arretramento e va a segno Francesco Ciarpella, che ce lo ricordiamo molto bene qui nelle Marche, per lui è veregrense, quindi è nativo di Montegranaro, ha militato per tanti anni a Montegranaro, ma poi lo scorso anno abbiamo visto qui all'opera con la maglia della Virtus Civitanova. Montanari intanto, pallone per Gamazzo che si svita sul piede perno, Gamazzo beffa la marcatura sia di Bisconti che di Gerlero e va
ad un bellissimo canestro in sottomano. Questo ci ha abituato questo Pepo Gamazo, il capitano argentino, quindi altro duello tutto argentino quest'oggi tra appunto Pepo Gamazo e Michel Guerrero. Ciarpella intanto, vediamo la marcatura di Redolf su Rullo, marcatura assolutamente complicata, poi ancora vuole il gioco per Guerrero, Guerrero contro Mancini, palla al tiro dalla media, sbaglia Guerrero, il rimbalzo del suo conterraneo Pepo Gamazo, di gran carriera. Va ancora il pallone per Redolf, pallone che picchia sul secondo ferro, quindi partita a mille. Questa qui sono partite a mille le due formazioni. Ora c'è ferma tutto l'arbitro Giardini di Ancona. C'è intanto il primo fallo per Anibaldi. Sono passati quasi 4 minuti di gioco in questo primo quarto. Punteggio sempre in vantaggio alla formazione ospite, vale a dire il basket fiorentino sull'Attila per 8-7. Vediamo ancora questo attacco della formazione laziale. Visconti sotto, va aiutandosi al tabellone a segnare un bel canestro. Ne ha segnati veramente a iosa nel corso della sua lunghissima carriera Luca Visconti. Gamazo intanto, pallone per Anibaldi, ecco Mario Mancini che arresta il palleggio, ancora Redolf, ancora Mancini fuori dall'arco dei 6.75, c'è Gianluca Lulli che grida a gran voce lo schema difensivo davanti alla propria panchina. E Gianluca Lulli a noi ci fa ancora un po' specie, possiamo dire così, vederlo in veste di coach, ce lo ricordiamo benissimo visto che abbiamo anche noi qualche capello bianco, capitano storico di quel Teramo dove ha vinto campionati su campionati e poi tantissimi anni per Gianluca Lulli in A1, ma ripeto, anche ne avremo modo di riparlarne anche di questo. Intanto vediamo questo attacco dell'Attila, palleggio, arresto e tiro di Anibaldi e va a bersaglio Edoardo Anibaldi, che è partito fortissimo con una triple e poi anche con questo bel canestro da due punti. Ciarpella, vediamo il... sono tutti marcati i suoi compagni, poi si fa vedere, riceve Roberto Rullo, vediamo Rullo, il palleggio è anche questo uno dei tanti tiri che si prende Roberto Rullo, questa volta però ha sbagliato la conclusione. Poi vediamo di gran carriera Montanari, il handoff con Gamazo, ancora Montanari, Mancini in punta, Redolf cambia il lato, Lattila, ancora Redolf, circola molto bene il pallone Lattila, intanto va a realizzare ancora con Matteo Redolf, giocatore con la casacca numero 15, lui viaggia con 11 punti di media partita quest'anno, con un 42% dall'arco dei 6.75. A Rullo intanto va ad attaccare il ferro ed è annullato questo canestro di Rullo dall'arbitro Giardini per il primo fallo proprio commesso da Matteo Redolf. Punteggio 11 Attila, 10 Fiorentino. Fiorentino che, ripeto, ha 8 punti in graduatoria contro i 12 dell'Attila. Ripeto che questo è un girone dove soltanto le prime due poi accederanno ai playoff e si incroceranno appunto con le prime 6 del girone Gold. Quindi andranno come settima e ottava, ma avremo modo anche qui di riparlarne nel corso delle nostre telecronache. Ora i fari sono puntati su questa partita che si presenta molto ostica per l'Attila Basket, perché Fiorentino è una formazione da prendere con le molle. Giocatori come Rullo, Visconti, Guerrero, Rossi, che adesso è in panchina ma a minuti sicuramente entrerà ad Armanforte proprio grazie alla sua esperienza. È in panchina per Fiorentino, ripeto, c'è anche quella vecchia volpe di Gianluca Lulli. Intanto ora chiama proprio il coach laziale la difesa individuale, infatti vediamo Visconti sulle tracce di Pepo Gamazo, mentre Galuppi si occupa della marcatura di Luca Montanari. Intanto chiama lo schema proprio Luca Montanari, che ha sostituito nel corso di questo campionato Michi Caverni. Per gli amici di Fiorentino, insomma, magari che non sanno che Michi Caverni insieme a Nick Rinaldi sono i due infortunati storici, possiamo dire, dell'Attila Junior Basket. Hanno subito infatti due interventi chirurgici, sostituiti appunto nel corso d'opera sia da Luca Montanari che da
Giorgio Trentini, che anche lui sta per entrare sul parquet, sicuramente lo utilizzerà presto, coach Nicola Scalabroni. Intanto c'è Redolf che è rimasto a terra, si tocca, vediamo un po' la caviglia, purtroppo Matteo Redolf è ancora a terra, speriamo che non sia nulla di grave, visto che ve l'ho appena detto, l'Attila ha pagato pesantemente Dazio quest'anno alla sfortuna, per non usare un altro termine. Intanto subito lo staff medico a soccorrere Matteo Redolf, diamo lo spray miracoloso di Marino Pelusi insieme appunto al preparatore atletico Marco Rossi, sono andati a sincerare delle condizioni di Matteo Redolf, che rimane comunque a terra, gli sembra un brutto colpo alla caviglia, vediamo se il giocatore di Ancona, nativo di Ancona, riuscirà ad alzarsi, lo fa in questo momento ma aiutato dai giocatori, anche appunto dallo staff medico. Purtroppo non ci sono buone notizie, perché il buon Matteo Redolf, accompagnato a braccia, c'è un brutto infortunio alla caviglia sinistra, questa è un po' una disdetta per l'Attila. Vedete, subito accompagnato, come ci testimoniano anche queste riprese, a bordo campo per ricevere le cure necessarie. E al suo posto entra Gianmarco Gulini con la casacca numero 20. Peccato per Matteo Redolf, perché veramente quest'anno fortunatamente è stato esente da infortuni, perché lo scorso anno anche Matteo, insomma, è stato più volte, ha avuto problemi fisici, e adesso proprio nella fase cruciale questo infortunio alla caviglia che proprio non ci voleva. Speriamo appunto che il giocatore comunque possa recuperare. Intanto c'è Gianluca Lulli a colloquio con Giorgio Galuppi per alcune indicazioni, mentre pronto dalla lunetta Francesco Ciarpella, il giocatore appunto di origini marchigiane con la casacca numero 22. Sbaglia il primo tiro Francesco Ciarpella, che è il fratello anche di coach Marco Ciarpella, che anche qui lo conosciamo molto bene, allenatore proprio di Gianmarco Gulini nella stagione di alcuni anni fa a Fabriano, in una stagione sfortunatissima in A2 che ha visto poi la retrocessione di Fabriano, ma quella è un'altra storia. Intanto Annibaldi, pallone per Mancini, ecco il nuovo entrato Gulini, taglio di Mario Mancini da sotto, Mario Mancini va ad un bel giro sul passo d'incrocio, poi ancora il fallo di Luca Visconti, che non è d'accordo con questa decisione arbitrale, mentre stiamo per entrare negli ultimi 3 primi e 40 secondi di gioco di questo primo quarto, è pronto ad entrare per Fiorentino anche il numero 14 Samuele Polselli, proprio al posto di Luca Visconti. L'esordio per il romano Samuele Polselli, che lo scorso anno era qui nelle Marche con la maglia di Matelica. Intanto in lunetta Mario Mancini, punteggio in perfetta parità 11-11. A segno Mario Mancini, il primo tiro libero. Vediamo il secondo che sta per scoccare dalle mani di Mario Mancini, anche lui autore di un grandissimo campionato. Buono anche il secondo, percorso netto quindi dalla lunetta, e quindi più 2 vantaggio Attila. Ciarpella si fa vedere, riceve Rullo, palleggio di mano sinistra, poi ancora gioco per Ciarpella, ancora Rullo, vuole l'isolamento, ancora Roberto Rullo, va ad attaccare proprio Peppo Camazzo, però gli sfugge la maniglia, perde il pallone, vediamo questo transizione dell'Attila, c'è il fallo commesso in difesa da Fiorentino, esattamente dal numero 32 Miguel Guerrero. E quindi c'è proprio davanti alla propria panchina Luca Montanari alla rimessa. Ecco Annibaldi, che è partito benissimo in questi primi 8 minuti di gioco. Vediamo Peppo Camazzo in spalla canestro in posizione di post basso, e poi ancora un fallo
Qui c'è la difesa appunto di Fiorentino che ha esaurito proprio con questo fallo il bonus a propria disposizione, e quindi per Peppo Gamazzo c'è la possibilità appunto di usufruire dei due tiri liberi per il fallo commesso su di lui da Samuele Polselli. A segno Peppo Gamazzo, il capitano della Tila Junior Basket, mentre capitano per il basket fiorentino è Giorgio Galuppi, classe 98, se non vado errato la sua quarto anno in maglia appunto di Fiorentino, lui nativo di Alatri. Intanto ancora un percorso netto dalla lunetta per l'Attila. Eccolo qua il cambio, come vi dicevo Marco Rossi va a dare la sua esperienza, il suo contributo sul parquet. Ripeto che questo giocatore classe 81, quindi ha ben 42 anni, il giocatore nato a Tradate in provincia di Varese. Eccolo qua Marco Rossi, il palleggio del giocatore laziale, fuori allo scambio con Guerrero, Rossi in angolo, Rullo fa saltare Annibaldi, ancora Rossi, va subito alla tripla e il pallone che va sul ferro, poi abile Gulini a prendere questo rimbalzo offensivo, subito alla transizione dell'Attila, Luca Montanari da tre punti, il pallone lungo però c'è un tap out di Guerrero, pallone per Roberto Rullo, lato sinistro, poi cambio lato, ancora ribaltamento per Fiorentino che circola molto bene il pallone, Guerrero da tre però sbaglia, ha fatto tutto bene Fiorentino tranne la conclusione finale, 2 primi e 27, punteggio Attila 15, Fiorentino 11, Luca Montanari contro Marco Rossi. Questa è ancora una marcatura tutta da vedere tra questi due giocatori di esperienza, perché anche Luca Montanari appunto ha tanti campionati in binazionale. Ancora un tiro a segno di Mario Mancini e attenzione perché l'Attila ha un vantaggio di 6 lunghezze, il massimo vantaggio fino a questo momento. Ancora un fallo in attacco però per Fiorentino che si è bloccato proprio in questi ultimi minuti, era partita molto bene la formazione di Gianluca Lulli, ma ancora lo stesso Lulli che va, vedete, a colloquio con l'arbitro, non è d'accordo con questa decisione arbitrale. Gianluca Lulli che va a parlare con l'arbitro Giardini di Ancona. Intanto è pronto alla rimessa laterale Gianluca, Gianmarco Gulini, mentre entra Trentini, Giorgio Trentini, appunto il giocatore che è arrivato nel girone di ritorno, ha esordito contro Civitanova al posto appunto di Annibaldi. Gulini in angolo, va al tiro da tre, sbaglia Gulini, il rimbalzo comodo di Guerrero che fa un bel taglia fuori. Marco Rossi intanto, pallone per Ciarpella. Ciarpella, il palleggio del giocatore nativo di Montegranaro, ancora al tiro e va a segno con un bel canestro Francesco Ciarpella, e quindi Fiorentino ancora a meno 3, 17 a 14, siamo entrati negli ultimi 90 secondi di gioco di questo primo quarto. Trentini in angolo, pallone per Montanari, ancora Mancini, vediamo Mancini, 8 secondi per andare al tiro, Mario Mancini va a sbagliare da questa volta da 3, il rimbalzo di Polselli, ancora Rullo davanti alla sua panchina, ancora Roberto Rullo vuole il gioco con Polselli, poi un passaggio per Marco Rossi che va in mezzangolo a sbagliare, però Fiorentino abbastanza impreciso nelle conclusioni da 2. Trentini, Gulini sulla linea di fondo, va ad attaccare il ferro e bravo Gianmarco Gulini che come uno slalomista, come è suo solito fare, va ad attirare su di sé appunto tutta la difesa di Fiorentino ed è abile a guadagnarsi questo fallo che gli permette appunto di usufruire dei due tiri liberi. Intanto il primo fallo per Roberto Rullo. C'è un time out qui alla Palamedi quando mancano esattamente 54 secondi da giocare in questo primo quarto.
È arrivato intanto un finale, infatti si è giocata la partita a Teramo contro Cagliari, e Teramo ha vinto con il punteggio di 81-65, quindi aggancia momentaneamente Ferentino a quota 8, mentre Cagliari rimane appunto in fondo alla classifica, questa classifica dei play-in silver, con 4 punti, quindi questo è un punteggio che ancora dimostra appunto che Teramo in casa veramente è un rullo compressore, ne sa qualcosa proprio Ferentino, battuto sonoramente proprio nella prima giornata dei play-in silver. Intanto Gulini a segno dalla lunetta, 19-14 il punteggio per l'Attila Basket. Pallone per Marco Rossi, sfrutta il blocco di Polselli, ancora Rossi, il palleggio contro Montanari, si fa vedere, riceve Galuppi contro Gulini, ecco Rullo, fa saltare Mancini, Rullo va alla conclusione, ancora un errore per Roberto Rullo, in acrobazia va Montanari a recuperare questo pallone, poi lo stesso giocatore nativo di Bologna a portare il pallone per lo scambio con Mancini, ancora Montanari, vediamo Mancini, ribalta per Trentini, Gulini, finta tiro da tre, poi attacca il pitturato, fuori lo scarico per Mario Mancini e va a segno Mario Mancini da tre punti, una grande circolazione di palla con un extra pass, questo per l'Attila, e ha permesso appunto a Mario Mancini di andare a segnare questa tripla. 22-14, massimo vantaggio per la formazione di coach Nicola Scalabroni, palleggio arresto a tiro di Marco Rossi che proprio sulla sirena mette a segno il 16° punto per Ferentino, quindi si chiude il primo quarto con il vantaggio dell'Attila sul Basket Ferentino per 22-16. Vediamo i punteggi individuali dopo i primi 10 minuti per l'Attila. Abbiamo i sette punti di Mario Mancini, poi 6 i punti per Peppo Gamazzo, 5 quelli per Edoardo Annibaldi, 2 Matteo Redolf e 2 Gianmarco Gulini. Matteo Redolf che è dovuto uscire purtroppo per un brutto infortunio alcuni minuti fa alla caviglia, speriamo per il giocatore che non si tratti di niente di grave, ma insomma abbiamo visto uscire abbastanza claudicante e quindi non credo che per questa partita possa essere recuperato a meno che di un miracolo, mentre l'altra partita che si sta giocando è quella a Pesaro tra il Pisaurum e la Carver Roma, punteggio che fino a questo momento vede a ridere la formazione appunto di coach Surico, quindi il Pisaurum fino a questo momento è a più 13, 63-50, poi comunque vi diremo anche il finale di questa partita, ma occupiamoci intanto della partita che stiamo guardando insieme appunto, cari amici. E Ferentino in attacco con Polselli che fa sportellate con Trentini, un duello tutto di fisico questo tra Polselli e Giorgio Trentini, e il primo fallo per Trentini, in lunetta c'è Polselli, non vi ho dato intanto i realizzatori per Ferentino, provvedo subito con i 2 punti di Marco Rossi, gli 8 di Francesco Ciarpella che è il miglior realizzatore fino a questo momento, 2 punti per Michele Guerlero e 4 per Luca Visconti.
Vediamo intanto assegno Polselli dalla lunetta, e quindi il punteggio di 22-17 con la difesa, vedete, che pressa tutto campo, quella impostata da Gianluca Lulli. Ora è a zona 2-3 con una zona fronte pari con Marco Rossi e Galuppi in punta. Trentini intanto ha un controllo difficile del pallone, Andibaldi, il taglio di Gulini che va a realizzare un gran canestro. Gianmarco Gulini, il Duca di Urbino come lo chiamo io, giocatore appunto nativo di Urbino, lui ha giocato a Fabriano fino allo scorso anno, da quest'anno in forza appunto all'Attila Junior Basket, un giocatore che fa appunto dell'atletismo e della sua imprevedibilità, gran primo passo, le proprie armi migliori, che ha dato sfoggio proprio in questa azione. Intanto per Gianmarco c'è il tiro libero aggiuntivo che va a segno, quindi il gioco da tre punti che si completa per Gianmarco Gulini, 25 Attila, 17 Ferentino. Galuppi intanto il capitano di Ferentino in possesso di palla, vediamo il palleggio, poi il taglio di Cerpella, bello questo passaggio per Polselli, e ancora il fallo di Trentini su Polselli. Questo veramente un duello tutto da vedere tra i due giocatori, veramente entrambi, ripeto, dotati di grande grande atletismo. Polselli, nativo di Roma, lo scorso anno, ripeto, a Matelica, lui viaggia con 7 punti di media a partita. Tanto alza tanto la parabola Polselli, però non ha sbagliato questo primo tiro libero. Andiamo il secondo per lui, questa volta più fortuna, ha realizzato il secondo tiro libero, quindi Ferentino che si porta a 18 contro i 25 punti dell'Attila. Gulini sempre a zona, la difesa di Ferentino, Trentini, vediamo come sarà questo attacco dell'Attila. Gulini sotto per Trentini che è libero, e c'è un fallo antisportivo, fallo antisportivo, tutta la panchina di Ferentino è in piedi per questa decisione arbitrale. Veramente Ferentino aveva comunque fatto un grosso errore, proprio abbiamo visto distintamente prima del fallo antisportivo che Trentini era stato lasciato colpevolmente libero, e poi la difesa appunto di Ferentini è andata a collassare proprio su Giorgio Trentini commettendo un fallo antisportivo. Quindi per Trentini c'è la possibilità di questo tiro libero a segno, il primo, vediamo il secondo per lui, poi ci sarà anche possesso sempre per l'Attila. Vediamo, Trentini si concentra, il giocatore però sbaglia il secondo tiro, ma per lui 1 su 2, Giorgio Trentino, questa classe 2001, scuola Robur et Fides Varese. Quest'anno è iniziato con la pallacanestro Pavia, sempre in B interregionale. Intanto Montanari sotto, eccolo qua, Giorgio Trentini ancora va allo scarico per Annibaldi dall'angolo, è il suo tiro, sbaglia però Annibaldi, il rimbalzo di Galuppi, quindi è andata bene a Ferentino che praticamente ha pagato dazio soltanto con un punto per questo fallo antisportivo. Vuole il pallone Luca Visconti, sempre proprio su di lui la marcatura di Giorgio Trentini, Galuppi, e c'è intanto il, vediamo il fallo però di Luca Montanari che dice io non l'ho toccato, ma l'arbitro non è di questo avviso. Attenzione, perché per Montanari si tratta del terzo fallo, come detto dal nostro speaker Marco Cocchi, che salutiamo ovviamente, ha intonato anche l'inno d'Italia Marco Cocchi quest'oggi come suo solito. Intanto è proprio, sta per entrare sul parquet Mattia Balilli proprio per cercare di preservare Luca Montanari. Ecco Mattia Balilli, la freccia di Porto Sant'Elpidio, che quando appunto è stato chiamato da Nicola Scalabroni sul parquet si è fatto trovare sempre sempre pronto. Rossi, pallone per Galuppi, proprio contro il nuovo entrato Balilli, Galuppi va a segnare un canestro con un quoziente di difficoltà altissimo, e il capitano Gigliato fa valere appunto tutte le sue doti, anche lui potenziale gioco da tre punti per Giorgio Galuppi, classe 98 Giorgio Galuppi.
sbagliato però il tiro libero aggiuntivo. Chiamo lo schema corna. Balilli, pallone per Trentini, ecco ancora lo scambio con i due giocatori. Gulini intanto sempre per linea esterna e Lattila. 9 secondi ora per chiudere questa azione. Trentini va ad attaccare il pitturato, poi anche lui va ad un semigancio in velocità. È un fallo ancora commesso dalla difesa laziale e c'è un tecnico al coach Lulli che ovviamente stava protestando un po' troppo ad alta voce. Se ne è accorto l'arbitro Giardini di Ancona e gli ha pioppato un fallo tecnico. Quindi ricapitoliamo: Attila 26, Fiorentino 20, quando mancano 7 primi e 43 secondi dal termine appunto di questo secondo quarto. Il Lunetta, Gianmarco Gulini, mentre Gianluca Lulli sta passeggiando nervosamente davanti alla propria panchina, inquadrato da nostro Alessandro Vallese. Eccolo qua, vedete Gianluca Lulli che con le mani sta dicendo: ma cosa mi avete fischiato? Ora comunque c'è un cambio per Fiorentino, rientra Guerlero al posto di Ciarpella. Gianluca Lulli, che ce lo ricordiamo da giocatore soprannominato il gigante buono, ma lui veramente faceva proprio dell'agonismo, della durezza fisica le proprie armi, tanti duelli. Me lo ricordo molto bene quando appunto con la maglia di Teramo di coach Franco Gramenzi veniva ad Osimo, e io quell'anno appunto commentavo proprio le vicende della Robur Osimo, ma anche Fiorentino ha in panchina come general manager Emanuele Carrizzo, altro giocatore che con il nostro Attilio Pierini ha dato vita a duelli veramente effervescenti sia a Recanati che a Fiorentino. Mentre continuano intanto, vediamo le proteste. Ora noi siamo coperti dal tavolo degli ufficiali di gara, mentre finalmente si riprende a giocare con il tiro messo a segno da Gianmarco Gulini, che è stato bravo a non perdere la concentrazione. Ora c'è in Lunetta Trentini proprio per questo fallo commesso su di lui. Il tiro precedente di Gulini era stato appunto affidato a Gianmarco per il fallo tecnico fischiato al coach di Fiorentino Gianluca Lulli. Intanto Trentini a segno con il primo tiro libero. Abbiamo il secondo tiro che sta per scoccare dalle mani di Giorgio Trentini a segno, freddissimo dalla lunetta. Trentini è partito concentratissimo. Il duello ora Trentini sulle piste di Guerlero. Vediamo il palleggio di Galuppi, ora più 9 Lattila. Attenzione, Fiorentino è in difficoltà in questo frangente. Fiorentino che, ripeto, in questi play-in silver proviene da una vittoria comunque ottenuta in casa contro Pisaurum, ma aveva perso male proprio la prima partita a Teramo. Teramo che alcuni minuti fa appunto ha vinto la sua partita, come vi dicevo, contro Cagliari per 81-65, quindi ha riagganciato momentaneamente Fiorentino. Intanto percorso netto di Galuppi dalla lunetta, meno 7 Fiorentino. Subito Marco Rossi che chiama lo schema difensivo. Vediamo, ci sembra sempre una zona 2-3, quella infatti impostata dalla formazione laziale. E Trentini che va a prendere posizione sotto canestro. E sì, una zona 2-3, quella appunto in punta sempre Marco Rossi e Giorgio Galuppi. Balilli intanto, pallone per Gulini. Trentini, ancora Gulini in angolo, ribalta per Balilli. Annibaldi va a sbagliare però lo stesso Gulini, peccato però non che Gamazo si è lasciato sfuggire questo pallone, un pallone che poi era anche abbastanza difficile da controllare. Visconti da 3 e va a segno. Attenzione, non lasciare spazio a Luca Visconti, perché lui ha la mano e l'esperienza appunto per punirti, e infatti lo ha dimostrato in questo frangente. Attenzione perché Fiorentino è a meno 4, 29-25, time out al Palamedi.
Allora è arrivato anche l'altro risultato che attendavamo, appunto con la partita tra Pisaurum e Carver Roma, la partita che interessa appunto proprio questi play-in silver, ed è c'è stata la vittoria del Pisaurum sulla Carver per 69-61, e quindi anche Pisaurum aggancia Ferentino a quota 8. Ovviamente c'è tutta questa partita ancora da giocare, quindi questa è una classifica molto molto corta, estremamente equilibrata. Intanto Gulini da tre punti va a segnare una tripla incendiaria. Gianmarco Gulini, 32 Attila, 25 Ferentino. È entrato anche, vedete, il numero 9 Collalti per il basket ferentino. Bisconti va a sbagliare da sotto, Trentini vola altissimo a strappare questo rimbalzo difensivo. Intanto in semigancio Gamaso, andato a sbagliare il tiro, uno dei pochi errori del capitano Pepo Gamaso. Garlero, pallone per Bisconti, ha spazio per tirare ma opta invece per il gioco su Marco Rossi, sfrutta proprio il blocco di Bisconti. Ancora Rossi, arresta il palleggio, va al tiro in step back e va a realizzare un bel canestro anche Marco Rossi. 32 Attila, 27 Ferentino. Balilli intanto, che da quando ha sostituito Montanari, gravato di tre falli, non è più uscito. Gulini, pallone per Annibaldi, Annibaldi in percussione dalla lunetta, è andato a segno con questa grande penetrazione Edoardo Annibaldi, anche lui tra i più positivi in questo inizio gara per l'Attila. Bisconti, lo scambio con Rossi, ecco Garlero, Galuppi va questa volta a sbagliare sottomano, il capitano di Ferentino di gran carriera. Ora vedete Trentini però è andato a calpestare la linea laterale del parquet, quindi c'è una rimessa per Ferentino, ma c'è anche un time out qui al Palamedi. No, invece non c'è time out, c'è questa rimessa per Ferentino, e quindi infatti era già partita la musica qui al Palamedi, ma c'è stata un'incomprensione, quindi si riprende subito a giocare con Galuppi. Vediamo le mani del capitano di Ferentino, vuole il gioco, vediamo con Marco Rossi contro Balilli. Marco Rossi va a un tiro completamente decentrato, Marco Rossi ha sbagliato questo tiro. Gulini intanto, bravissimo l'Attila comunque sempre a correre, sempre a dar ritmo a questa partita. Balilli è solo, può andare a tiro da tre, e Balilli e segna anche lui la tripla, subito incoraggiato sia da Gulini che da Annibaldi. E Mattia Balilli, anche lui si iscrive a referto dalla linea del 6.75, questa volta sì che c'è time out con l'Attila che vola a più 10, 37-27. Allora, prima di riprendere questa partita, c'è stata anche una bellissima iniziativa dell'Attila Basket. Come potete vedere, ci sono tanti striscioni appesi sulle scale qui del Palamedi, striscioni fatti dai bambini delle scuole elementari, e il miglior striscione verrà premiato poi con un pallone autografato dal capitano Pepo Gamaso. Quindi noi applaudiamo questa iniziativa appunto della società dell'Attila Junior Basket. È un Palamedi comunque pieno questa sera, pubblico delle grandi occasioni per questa partita comunque tra due squadre che fino a questo momento ci stanno offrendo un bello spettacolo di pallacanestro. Intanto il fallo di Annibaldi nel tentativo appunto di fermare questa
questo attacco di Ferentino, mentre è pronto a rientrare Mario Mancini proprio al posto di Annibaldi. Terzo fallo anche per Annibaldi, attenzione per l'Attila, ci sono due giocatori gravati di tre falli, vale dire Annibaldi e Montanari. Intanto Luca Visconti pronto dalla lunetta, il giocatore anche lui di una esperienza infinita, nato a Lecce, 21 stagioni come da senior, ce lo ricordiamo, abilitato in tantissime squadre: Valmontone, Palestrina, Scafati, Roseto, ma prima ancora Trapani, Barcellona e tante tante altre squadre. Luca Visconti. Intanto Mario Mancini, pallone per Peppo Gamazzo, spalle a canestro, Gamazzo proprio marcato da Visconti, impreciso Gamazzo, anche perché le lunghe leve di Visconti, non è facile superare questo giocatore, soprattutto quando prende posizione in difesa. Intanto ancora Rullo che si chiude il gioco con Visconti, triplicato addirittura Luca Visconti. Tra Mancini, Trentini e Balilli Luca Visconti si è trovato ben tre giocatori addosso. È chiaro il diktat appunto della panchina dell'Attila: fare pressione, correre a tutto campo, proprio nel tentativo di mettere in difficoltà il basket ferentino. A segno Visconti il primo tiro libero, mancano 4 minuti esatti prima dell'intervallo lungo. Vediamo il giocatore Visconti che mima il tiro prima appunto di questa esecuzione, e lo fa in maniera assolutamente perfetta. Meno 6 Ferentino, 37-31. Balilli, mentre si è sempre questa zona 2-3 che sta creando un po' di grattacapi all'Attila. Gulin intanto nella sua azione in angolo, però sbaglia questa volta la conclusione. Marco Rossi, ora Ferentino può limare lo svantaggio. Ancora il palleggio di Marco Rossi che sfrutta il blocco di Visconti, riceve Rullo, attenzione contro Gamazzo, ancora il palleggio di Roberto Rullo, fuori per tutto chiuso, ancora Rullo, 6 secondi per tirare, questa volta trova un gran canestro anche Roberto Rullo, quindi parziale aperto di Ferentino meno 4, 37-33. Balilli, diciamo, Balilli va a con Trentini e Gulini, il gioco ora su Gianmarco Gulini, vediamo il palleggio, può andare un tiro da 3 e mette ancora la tripla il pistolero Gianmarco Gulini, che commette però fallo in difesa nel tentativo di fermare Ciarpella. Ora è pronto anche Cristian Cingolani ad entrare, è il primo fallo per Gulini. Ecco Cingolani al posto di Peppo Gamazzo, anche Cristian Cingolani che sta dando un grandissimo contributo alla causa arancio-blu, fermato nel girone di andata da problemi fisici, ma poi è stato sempre presente nel girone di ritorno, infatti con l'Attila che ha chiuso il girone di ritorno con 8 vittorie su 9 partite, prolungando appunto a 11 su 12, considerando anche le due vittorie nei play-in Silver. Intanto impreciso dalla lunetta Ciarpella, buon per l'Attila che va a più 7 con il pallone in mano. Mancini, il ribaltamento per Balilli che ora deve stare attento a non calpestare la linea di fondo. Qui le misure del Palamedi sono molto ristrette tra appunto la demarcazione del parquet e le mura perimetrali. Balilli, il taglio proprio di Cingolani del nuovo entrato, ancora Balilli, il pallone per Mario Mancini che supera Visconti, poi ancora Cingolani, può andare al tiro Cristian Cingolani, è proprio allo scadere dei 24 secondi, va a trovare un bel canestro Cristian Cingolani, che insieme appunto a Mario Mancini e Matteo Redolf hanno iniziato questa avventura proprio con 3 anni fa con la casacca dell'Attila Junior Basket. Ancora Visconti, vediamo il duello proprio contro Cingolani. Visconti che si è fatto largo proprio
con il suo possente fisico, su Cristian Cingolani, che comunque è un gran difensore, ma nulla ha potuto contro appunto Luca Bisconti in questa occasione. Mancini, pallone proprio per Cingolani, ancora Cingolani che va ad attaccare il ferro, va a sbagliare però una conclusione da sotto, Ciarpella di gran carriera, ancora partita assolutamente bella tra queste due squadre. Rullo, pallone per Bisconti, Ciarpella marcato da Gulini, il gioco per Rullo, su di lui c'è Cristian Cingolani, 8 secondi per chiudere questa azione. Rullo va al tiro pesante, questa volta conclusione assolutamente sbagliata per Roberto Rullo, tra i fischi qui del pubblico del Palamedi. Giocatore abruzzese, nativo di Lanciano, arrivato proprio a fine ottobre a rinforzare l'organico del basket fiorentino, e Roberto Rullo che ha dalla sua anche stagione in Serie A come con la maglia appunto della Virtus Roma, ma prima di Cantù, Teramo, Treviso, con Cantù addirittura ha partecipato anche all'Euro Cup con il 48% da tre punti, e poi per lui tanta Serie A2, tanta Serie B, insomma chi più ne ha più ne metta. Ed esce intanto Bisconti, al suo posto è entrato Ciarpella per Fiorentino, 1 minuto e 29 secondi, 42 Attila, 35 Fiorentino, mentre Lulli si sta disparando davanti alla propria panchina per un movimento difensivo non riuscito per appunto la sua formazione. Intanto vediamo questo attacco di Gulini, ci mette una mano Polselli che gli sporca il tiro, poi ancora lo stesso Guerlero e Gulini che va a prendere questo pallone ma commettendo fallo su Guerlero. Non è d'accordo Gulini, che è andato a franare su Guerlero, ovviamente non nell'impeto appunto di recuperare questo pallone, non poteva fermarsi, ha commesso fallo, e c'è un fallo che costringe Gulini al secondo fallo, e rientra Luca Montanari. Attenzione, perché ripeto, questo giocatore gravato di tre falli, ma l'Attila non può fare a meno dell'esperienza appunto di Luca Montanari, che più di una volta è stato veramente un fattore per l'Attila. Intanto ancora Giorgio Trentini, autore di una grande prestazione fino a questo momento, che lascia spazio anche a Capitan Gamaso. Allora mancano esattamente 71 secondi prima dell'intervallo lungo. Miguel Guerlero, classe 88, sbaglia il primo tiro a Guerlero. Anche per Guerlero, 13 stagioni in A1 argentina per lui, ha vinto anche uno scudetto nella stagione 2013, 1 su 2 per lui dalla lunetta. Chiama lo schema corna, Balilli, pallone per Cingolani, lo scambio tra i due giocatori, ancora Balilli, pallone in angolo per Mario Mancini, Balilli, vediamo, ribalta per Montanari, ora vediamo il regista bolognese, il palleggio contro Ciarpella, poi il cambio di marcatura con Polselli, ancora Mancini, libero da tre punti, questa volta sbaglia la conclusione Mancini, Balilli, e va a trovare un canestro incredibile, Mattia Balilli, ancora lo scadere, Mattia Balilli che dedica questa conclusione proprio alla sua panchina, un canestro veramente incredibile ancora per Mattia Balilli, che veramente ci ha ancora una volta deliziato, possiamo dire, con questa conclusione pesante. Ma quando appunto vi dicevamo delle qualità non solo balistiche ma anche di regia di questo giocatore, che poi lui è giovanissimo, Balilli, classe 2001, nativo appunto di Porto Sant'Elpidio. Sbaglia Guerlero, il rimbalzo di Gamaso, siamo entrati negli ultimi 35 secondi di gioco, 45 Attila, 37 Fiorentino, ma la formazione di casa è in possesso di palla in questo momento con Luca Montanari. Sfrutta il blocco di Peppo Gamaso, ancora Montanari, eccolo il gioco con Gamaso che va al tiro, classico sgancio di Peppo Gamaso, e questa è l'azione dell'Attila Basket che non era riuscita fino a questo momento, ma c'è subito il time out chiesto da Gianluca Lulli a 21 secondi dal termine, 47 Attila, 37 Fiorentino.
Eccoci qua, amici sportivi, nuovamente collegati con il Palamedi di Porto Recanati per assistere a questi ultimi 21 secondi, esattamente 20 secondi e 9 decimi. Al termine qui del secondo quarto con l'Attila che, grazie a questa tripla veramente funambolica di Mattia Balilli, è riuscita ancora ad avere un vantaggio in doppia cifra, ma l'ultimo possesso sarà per Ferentino. Vediamo, chiama lo schema 2 dalla panchina. Ciarpella, pallone per Rossi, lo scambio con Roberto Rullo che va ad attaccare il ferro. Rullo va a forzare il tiro, sbaglia Rullo, ci sono ancora 4 secondi per l'Attila, attenzione Mancini da sotto, fa saltare Ciarpella e segna Mancini con un fallo ancora su di lui, fa letteralmente esplodere il Palamedi. Non abbiamo mai visto così tanto tifo come questa sera, e Mancini che ha fatto collassare la difesa su di lui sotto lo sguardo vigile di papà Emilio, che non se ne perde uno della partita appunto di suo figlio che segue dalla tribuna. Ora attenzione, un secondo e quattro decimi per Mario Mancini, pronto dalla lunetta, peccato, pallone in out, la preghiera di Roberto Rullo non va a segno, quindi si chiude il secondo quarto con il vantaggio di 12 lunghezze dell'Attila Basket sul Ferentino per 49-37. Noi amici sportivi ci rifiatiamo un attimo e poi nuovamente qui fra 10 minuti, perché ne assisteremo ancora a delle belle fra queste due formazioni. A tra poco.
Eccoci qua amici sportivi, siete sempre collegati con il Palamedi di Porto Recanati, dove sta per avere inizio il terzo quarto, valevole appunto per la terza giornata del campionato di play-in Silver. Le due formazioni si stanno dando battaglia, vale a dire l'Attila Junior Basket e il Basket Ferentino. Primo tempo che si è chiuso con la formazione di Nicola Scalabroni, vale a dire appunto l'Attila Junior Basket in vantaggio di 12 lunghezze, 49-37. Un primo tempo dove praticamente ha visto l'Attila prevalere sia a rimbalzi 19 contro i 16, sia nel tiro da tre punti, avendo il 46% contro il 25% di Ferentino. Anche nei tiri liberi l'Attila precisissima con 11 su 13, 85% contro il 58% sempre della formazione laziale. Miglior realizzatore per Ferentino Bisconti con 13 punti e 3 rimbalzi. Per l'Attila Gianmarco Gulini con 5 su 5 liberi e 2 su 2 da 3 punti. Queste sono alcune delle percentuali dopo i primi 20 minuti. Ora vediamo subito l'attacco di Ferentino, partita ancora lunghissima. Rullo va alla conclusione da tre, la sbaglia, il rimbalzo prima di Mancini e poi di Gamazzo, insieme a Montanari, a Balilli e a Cingolani completano il quintetto messo in campo da coach Nicola Scalabroni. Montanari però gli ruba palla per un attimo Guerrero, poi lo stesso Montanari, pallone per Gamazzo, Gamazzo va al passaggio per Mattia Balilli, autore anche lui di un 2 su 2 incendiario da tre punti, ma ora commette infrazione di passi. Quintetto di Ferentino formato dal capitano, da Giorgio Galuppi insieme a Francesco Ciarpella, Roberto Rullo, Miguel Guerrero e Luca Bisconti. Questo è il quintetto messo sul parquet da Lulli, Lulli che ha preso, si è beccato anche un tecnico nel corso appunto della prima frazione. Ciarpella, sempre questo duello contro Balilli, Ciarpella bravissimo a deludere la marcatura di Balilli. Francesco Ciarpella ce lo ricordiamo molto bene lo scorso anno a Civitanova, lui fa sempre della intensità difensiva una delle sue armi migliori. Gamazzo, pallone per Mancini, ancora Cingolani a segno, Cristian Cingolani, e quando è chiamato Cristian Cingolani risponde sempre presente. Guerrero, pallone per Roberto Rullo, ancora un po' in ombra questa, fino a questo momento Roberto Rullo, ma questo è un giocatore che può accendersi veramente in un amen. Rullo, pallone sotto per Bisconti ed è difficile ora la marcatura su Bisconti, che è stato il migliore realizzatore appunto dei suoi dopo i primi 20 minuti. Molto difficile marcare un giocatore dell'esperienza appunto di Luca Bisconti, soprattutto con tutti i suoi centimetri. Montanari intanto va in percussione, poi il pallone fuori per Mancini, sbaglia la conclusione da tre, ma lo stesso Piovra Gamazzo a recuperare questo ennesimo pallone in attacco. Montanari vuole l'isolamento, 6 secondi per andare al tiro, ancora Luca Montanari, ecco Mancini che si alza dalla linea di tre, va a sbagliare però Ciarpella, e attenzione perché c'è libero Galuppi, e vediamo Galuppi subito, e Cingolani va a commettere fallo. Nicola Scalabroni che vuole ovviamente maggiore attenzione da parte della propria formazione subito per rientrare in difesa, si era fatta un po' trovare impreparata la formazione arancio-blu in questa circostanza, ma fino a questo momento non possiamo veramente imputare nulla alla prestazione sontuosa che ci stanno offrendo appunto gli uomini allenati da coach Nicola Scalabroni insieme al suo staff tecnico, che ha preparato come al solito molto bene questa partita, vale a dire Luca Sargentoni e Paolo Cuna. Intanto sbaglia, doppio sbaglio di Ferentino da sotto, Mancini, pallone per Luca Montanari che chiama lo schema di attacco, vediamo, pallone per Gamazzo, arriva al blocco di Cingolani, riceve in punta, poi ancora Montanari, ecco ancora il blocco di Gamazzo, e Luca Montanari che è bravo a prendersi questo fallo. Montanari che sta giocando con tre falli sul groppone dopo i primi due quarti. L'Attila che purtroppo ha dovuto rinunciare a Matteo Relfo per un brutto infortunio alla caviglia per lui.
proprio uscito, aiutato a braccia dai suoi compagni, e per Matteo Redolf, che è stato autore quest'oggi veramente di un grandissimo, fino a quest'oggi di un grandissimo campionato. Speriamo per lui che possa recuperare il prima possibile. Intanto nell'intervallo è stato premiato anche il miglior striscione di tutti i ragazzi, appunto, delle scuole qui di Porto Recanati. Una bella iniziativa questa della società del presidente Pierini, che appunto è il miglior striscione, che si è aggiudicato il pallone autografato proprio da questo signore qua con la maglia numero 7, vale a dire Pepo Gamaso, che però in questo momento commette infrazione di passi. Quindi punteggio che rimane sempre inchiodato su 51-39, mentre si provvede ad asciugare il parquet. Allora io approfitto di questa interruzione per fare i complimenti a due giovanissimi, uno di Porto Recanati e uno di Ferentino, perché Nicola Sopranzi, appunto classe 2011 dell'Attila Junior Porto Recanati, è stato convocato per l'Academy Camp maschile della Regione Marche a Grottammare, questa convocazione che avrà appunto luogo mentre Garlero è andato a segno proprio fra due giorni, così come Gabriele Liberatori, appunto per il basket ferentino, anche lui ovviamente nel camp che ci sarà nella terra laziale. E quindi quando si tratta di giovani noi siamo ben felici appunto di fare i loro nominativi. Questo significa che i rispettivi settori giovanili stanno lavorando davvero bene. Ora c'è un doppio cambio per l'Attila, rientrano Annibaldi e Trentini al posto di Mancini e Cingolani, quindi qua c'è Nicola Scalabroni che attinge a piene mani appunto dal proprio roster. Un Attila Basket che, ripeto, comanda fino a questo momento la graduatoria di questa play-in silver con 12 punti alla sua attivo, mentre Ferentino fino a questo momento a quota 8, se ne è portati in dote 6 dalla stagione regolare. Per questa formula così assurda e astrusa, come la chiamo io, ma ormai ce ne siamo fatti tutti una ragione. Intanto Bisconti è andato a sbagliare un tiro da sotto, Balilli sempre con acceleratore pigiato a manetta. Intanto Gamaso è andato a sbagliare da sotto, abbastanza impreciso Gamaso, non è, diciamo, nelle sue migliori giornate. Roberto Rullo intanto arma il braccio e va a segnare una tripla che riporta Ferentino a meno 7. Attenzione, perché questa è una squadra che non molla mai. Intanto ancora facciamo i complimenti al Pisaurum di coach Maurizio Surico, che ha battuto nell'anticipo la Carver Roma. Intanto ancora azione abbastanza confusa qui al Palamedi, ferma tutto l'arbitro, ancora condensa per asciugare qui subito il parquet. Il pubblico numerosissimo questa sera qui nelle scale di Porto Recanati. C'è un time out chiamato dall'Attila Basket. Ricordo per gli amici di Ferentino che la società Attila Junior Basket è nata appena 3 anni fa, proprio per ricordare la figura di Attilio Pierini, purtroppo scomparso in un tragico incidente stradale nel 2020. Il suo desiderio era proprio quello di poter allenare un giorno i giovani qui della
di Porto Recanati, grazie appunto al papà, il presidente Giuseppe Pierini, che è stato presidente storico appunto della società anche dell'US Basket Recanati, dove appunto ha militato per ben 15 anni Attilio Pierini, mentre Montanari è andato a segnare una gran tripla. E vi dicevo appunto questo progetto nato grazie appunto all'impegno della famiglia Pierini, che insieme a quella di Francesca Polli, la moglie di Attilio, e della famiglia Minossi, Jacopo che ha sposato appunto la sorella di Attilio, Laura, sono riusciti, pur in questo grandissimo dolore per la scomparsa appunto del buon Attilio Pierini, a fondare questa società. Vedete proprio inquadrato dal nostro Alessandro Vallese le gesta di questo giocatore con la maglia numero 8, che ha dato vita a tanti duelli nel corso della sua lunghissima carriera, ripeto 15 anni a Recanati, con più di 5.000 punti segnati, 700 e passa presenze, e ce lo ricordiamo tutti veramente, gli mandiamo un bacio da lassù, ci sta seguendo insieme all'altro angelo Luca Sebastianelli. Anche Ferentino comunque ha pagato dazio lo scorso anno con un giovanissimo di 21 anni, vale a dire Jacopo Datti, scomparso in un incidente stradale. La società appunto di Ferentino, il gruppo anche dei tifosi Gioventù Amaranto, hanno omaggiato nella partita in casa contro Fiumicino con fiori ed una targa proprio mamma Katia, un ragazzo con la passione del basket, Jacopo Datti. Purtroppo quando ci sono questi incidenti stradali, veramente una parte, come se andasse, si perdesse una parte di noi. Ma veniamo a parlare di questa partita con Trentini, che è andato a segnare in sottomano, un'azione in contropiede, e Trentini ha veramente innestato le marce alte, è andato a ribadire a canestro, 56 Attila, 44 Ferentino, con Luca Bisconti non fatto girare da Gamazzo, però Bisconti ha trovato comunque il modo per segnare questo canestro difficilissimo. Luca Bisconti non ci finisce mai di stupire, questo giocatore. Ancora Luca Montanari, palleggio resta, tiro di Montanari, peccato, il pallone non va. Rullo, sempre la marcatura asfissiante di Edoardo Annibaldi su Rullo. Rullo si mette in proprio e trova ancora un tiro da tre, attenzione Roberto Rullo. 56 Attila, 49 Ferentino, partita apertissima, stava per perdere palla Gulini e poi la perde con Ciarpella che scivola. Però attenzione, vediamo cosa ha fischiato l'arbitro, il pallone è nelle mani di Ferentino. Tra le proteste qui del pubblico di Porto Recanati, cambio intanto volante e Schegerlero, rientra Polselli. Quindi siamo entrati negli ultimi 4 minuti di gioco in questo terzo quarto. Ci sono proteste. Pronto Francesco Ciarpella. Ecco Galuppi. Rullo. Ancora Roberto Rullo, pallone sotto per Bisconti e si cerca. Si cercano i due giocatori di esperienza infinita, e ancora Bisconti, che sta diventando un po' un rebus per la difesa dell'Attila, non riesce a contenerlo. Gulini intanto, palleggio resta, tiro di Gianmarco Gulini che alza tanto la parabola, poi ancora Gamazzo che è andato a recuperare questo pallone e finalmente Luca Montanari con una tripla, ma qui il merito va diviso insieme a Peppo Gamazzo, che ha arpionato questo rimbalzo offensivo, ha poi aperto il gioco ad un libero Luca Montanari che ha messo la tripla. Ancora Rullo, questa volta è sfortunatissimo, pallone in out e poi vedete la marcatura asfissiante fisica dir poco di Ferentino su Luca Montanari. Francesco Ciarpella che ci ha abituato a questa pressione che lui mette sempre sul parquet, ripeto, con le maglie di Civitanova lo scorso anno, di Sutor Montegranaro. Francesco Ciarpella, originario appunto di Montegranaro. Gulini, pallone per Annibaldi, lo scambio proprio con Gianmarco Gulini, che ovviamente con
Luca Montanari si divide la funzione di play. Ancora Montanari, va, era caldo per quest'ultima tripla che aveva trovato, ora la sbaglia però Cerpella. Pallone per Rullo, abbiamo tornata individuale la difesa dell'Attila, ancora Rullo, attacca il pitturato, bello il passo d'incrocio per Rullo, poi ancora le lunghe leve di Bisconti, questa volta però la meglio l'Attila, 3 contro 2, vediamo contropiede Montanari, Anibaldi va a sbagliare da sotto, peccato però, peccato, c'è Trentini che commette fallo proprio in attacco. Peccato questa azione che non si è concretizzata per l'Attila. 59-51 sempre il punteggio per la formazione allenata da Nicola Scalabroni. Due primi e 30, scorre il cronometro, ma la partita è sempre aperta. Marco Rossi intanto è tornato sul parquet. Rullo, ora Gianluca Lulli vuole ovviamente giocatori d'esperienza. Polzelli finta il tiro, poi va in avvicinamento, sbaglia. Ancora però il possesso è per Ferentino che ha in campo Bisconti, Rullo, Rossi, Ciarpella e Polzelli. 5 secondi ora al termine di questa azione, quindi dovrà trovare subito un tiro la formazione Gigliata. Vediamo Bisconti contro Gulini, Bisconti va al tiro, sbaglia però il rimbalzo di Gamaso, la piovra come la chiamo io, è sempre ovunque Peppo Gamaso, quest'oggi non proprio diciamo ha avuto delle grandi percentuali in attacco, ma la sua parte la fa sempre, soprattutto in difesa, lui è sempre in doppia doppia. Gulini intanto, pallone per Gamaso, è libero dalla media, va a sbagliare ancora Gamaso, vedete? Questa sera peccato che Gamaso non riesca a trovare le sue solite percentuali, ma ovviamente anche lui dimostra di essere umano, che lui è reduce da 20 punti e 19 rimbalzi nella vittoria esterna appunto di una settimana fa ottenuta sul difficile campo della Carver Roma, punteggio bassissimo 59-52, ma l'Attila con un 4 su 30 da 3 punti che grida vendetta, però si è costruita la sua vittoria con una prestazione difensiva mostruosa. Intanto ancora lottano i giocatori arancio-blu, lottano su tutti i palloni. Montanari, vedete, si trovano a memoria. Anibaldi, bell'assist per Gamaso, questo va dritto negli highlights che sicuramente poi il nostro Alessandro Vallese ci riproporrà domani nella pagina Facebook dell'Attila. Rullo, mentre la voce che sentite è sempre quella di Francesco Vallesi. Rossi intanto, Rossi in attacco per Ferentino con Ciarpella, pallone che entra ed esce dal ferro, quindi è abbastanza sfortunato anche questo attacco di Ferentino. 61-51, quindi l'Attila che è ritornata con la doppia cifra in vantaggio. Con un occhio sul cronometro principale, Luca Montanari che va però a perdere la maniglia. 31 secondi, in teoria c'è ancora un possesso per parte. 61-61 Attila, 51 Ferentino. Ciarpella, lui può tranquillamente anche giocare da play. Rossi, Rullo, ancora Rullo sul lato destro del parquet, va ad un tiro, conclusione forzatissima ma marcato molto bene dalla difesa dell'Attila. Gulini, ora c'è Ciarpella che ovviamente va a cercare di fermare questa azione di Gulini, è il terzo fallo per Ciarpella. Come ci dice il nostro speaker Marco Cocchi, c'è un cambio intanto per Ferentino, rientra il capitano Giorgio Galuppi con la maglia numero 11. Secondi, vediamo come finirà questo terzo quarto, quindi l'Attila che presumibilmente andrà proprio al tiro allo scadere, infatti Gulini guarda con un occhio il cronometro principale. Gulini, 6 secondi, vediamo Gianmarco Gulini che può tirare, lo fa in questo momento, va al tiro, sbaglia però il rimbalzo è di Ferentino, ma si chiude quindi il terzo quarto con il vantaggio in doppia cifra per l'Attila sul basket Ferentino, 61-51.
L'inquadratura tutta dedicata a Matteo Redolf, eccolo qua, vedete, con che fortunatamente è rientrato con sulle sue gambe, possiamo dire, dopo l'infortunio alla caviglia. Eccolo qua l'inquadrato Matteo Redolf, che fortunatamente, quindi dobbiamo dire, lo rivediamo sul parquet. Ovviamente non rientrerà più per questa partita, ma speriamo per lui che non si tratti di nulla di grave, ma ovviamente sarà poi preso cura dal valente staff medico dell'Attila Junior Basket. E siamo pronti, amici sportivi amanti del basket, qua allacciamo le cinture di sicurezza per assistere all'ultimo quarto di questa partita, che ci stanno, bella partita che ci stanno offrendo queste due squadre, da una parte l'Attila Basket, dall'altra il Basket Ferentino. L'attacco dell'Attila con Peppo Gamaso, il taglio di Gulini che va subito al tiro, Gulini, e trova una bella conclusione dalla media Gianmarco Gulini, più 12 Attila. Rossi mette Trentini e sulle piste di Ciarpella, ora si prende la marcatura di Polselli, Bisconti, mentre Montanari, vedete, su Giorgio Galuppi. Marco Rossi, 3 secondi per tirare, Marco Rossi deve affrettare la conclusione, lo fa in questo momento e proprio trova questa conclusione allo scadere. Marco Rossi, anche lui un giocatore di un curriculum e di un'esperienza infinita. Montanari arresta il palleggio, pallone per Peppo Gamaso, ancora Montanari, vediamo il ribalta per Annibaldi, pallone per Gamaso che va a sbagliare la conclusione dalla media per Peppo Gamaso. Non è proprio serata per le conclusioni, ma ripeto, lui quello che non dà in attacco lo dà in difesa. E Marco Rossi ancora va ad una tripla, poi anche lui si infortuna, ci sembra la caviglia. E anche per lui speriamo che non si tratti di nulla di grave, perché insomma Marco Rossi è nello scacchiere di Ferentino una pedina fondamentale. C'è un time out per l'Attila Basket, mentre fortunatamente non ci sembra nulla di grave per il buon Marco Rossi. Luca Bisconti con 17 punti e Gianmarco Gulini con 15 sono i migliori realizzatori fino a questo momento delle due squadre, mentre per Marco Rossi è uscito appunto dalla contesa e poi lo vediamo rientrare sul parquet, quindi claudicante, ma comunque Marco Rossi c'è. Ovviamente insomma si tratta di infortuni, noi diciamo sempre che gli infortuni non hanno maglia, nel senso che vorremmo sempre che i giocatori appunto siano sempre al 100% delle proprie capacità fisiche. Intanto proprio Marco Rossi dalla lunetta, vediamo per questo tiro aggiuntivo, e va a sbagliare Marco Rossi, che corre comunque abbastanza in modo claudicante. Gamaso, pallone per Montanari, 6-3 a 5-6, vantaggio di 7 lunghezze per l'Attila. Gulini ci riprova da 3, questa volta il tiro è decentrato. Rossi, pallone per Bisconti, ecco Ciarpella, rolla Ciarpella, ma va a sbagliare, però si chiude molto bene la difesa dell'Attila, c'è proprio il fallo di Marco Rossi su Luca Montanari. Marco Rossi che continua a toccarsi la caviglia e quindi c'è un cambio proprio con Roberto Rullo, che lo accompagna proprio a sedere in panchina, mentre c'è un cambio anche per l'Attila, esce Giorgio Trentini e rientra Mario Mancini, anche lui insomma una delle
pedine fondamentali appunto nelle trame sia offensive che difensive dell'Attila. C'è Marco Gulini che palleggia Montanari. Montanari palleggia, resta tiro di Montanari, sbaglia il rimbalzo di Polselli. Galuppi, meno 7 Ferentino, palla in mano. Ciarpella, il ribaltamento per Polselli che carica la mano, va a sbagliare. È sempre Ciarpella comunque, che vedete è un giocatore che è presente ovunque, così come il nostro Pepo Gamazzo. Ciarpella ha proprio il senso della posizione, per lui anche, se non ricordo male, un'esperienza in Florida per motivi appunto universitari, e quindi ha fatto anche tesoro di quell'esperienza per aumentare il suo bagaglio tecnico. Intanto Bisconti, sempre in questo duello contro Pepo Gamazzo. Bisconti di mano sinistra, ha ancora una conclusione allo scadere dei 24. Luca Bisconti, sempre lui. Questo sta diventando un problema, la sua marcatura. Montanari intanto, Gulini, vediamo ancora, attacca la linea di fondo Annibaldi, va a sbagliare però il tiro, ma Montanari capisce tutto, recupera questo bel pallone. Gulini ferma tutto, l'arbitro, vediamo, ripeto, sono i signori Francesco Giardini di Ancona e Michele De Angelis di Grottammare. Ora a colloquio appunto la coppia arbitrale, mentre Luca Montanari sta prendendo fiato, ha preso anche alcune indicazioni tecniche dal nostro coach Nicola Scalabroni, che ricordo che è anche il responsabile tecnico della Robur Family Osimo ormai da 3 anni. Sta facendo un grande lavoro anche ad Osimo il nostro coach, portato a Osimo proprio dal nostro Marco Raffelli, il coordinatore tecnico e club manager appunto dell'Attila Junior, che era a Osimo proprio in qualità di general manager del settore giovanile. Ha fatto il nome di Nicola Scalabroni, che è abituato a lavorare con i giovani, infatti è stato per tanti anni anche a Recanati responsabile del settore giovanile, proprio a Recanati, mi ricordo, con una formazione tutta under 18, mi sembra con soli 3 senior, da head coach ha fatto faville. E intanto ancora una tripla, Balilli, 65-58. Annibaldi, vediamo la marcatura su Rullo, mentre vediamo Bisconti, riceve in area, ancora Bisconti, si fa largo, Polselli da sotto trova un canestro importantissimo per Ferentino, questo è un canestro tra virgolette di tigna per Polselli. 65 Attila, 60 Ferentino, mamma mia, si prevede un arrivo al fulmicotone. Montanari intanto si butta dentro, ferma tutto l'arbitro per il fallo di Ciarpella. Ora entrambe le squadre sono ancora in bonus, rientra Miguel Garlero al posto di Bisconti, che va a rifiatare, ovviamente non può reggere 40 minuti filati. Lulli lo sta centellinando, ovviamente lo rimetterà sul parquet proprio nei minuti finali, ne siamo più che sicuri. Intanto vediamo, ci sarà questa rimessa per l'Attila con Balilli. 10 secondi per chiudere questa azione. Annibaldi va, si mette in proprio Annibaldi, peccato, era comunque un buon tiro questo preso da Edoardo Annibaldi. Ciarpella di gran carriera, va dentro, poi Roberto Rullo va a segnare ancora da 3. 65 Attila, 63 Ferentino, che alcuni minuti fa aveva 10 lunghezze di svantaggio, ora sta recuperando appunto tutto il gap Balilli. Ora sì, è un po' fermato l'attacco dell'Attila, ancora Balilli
Mancini, raddoppiato Mancini, Balilli trova una conclusione da tre proprio allo scadere, ma era già suonata la sirena dei 24 secondi. Ora l'Attila deve rimanere concentrata, non farsi prendere dalla frenesia, perché questa squadra ha dimostrato più di un'occasione che se gioca con raziocinio e soprattutto gioca la sua pallacanestro può mettere in difficoltà chiunque. Fallo intanto di Balilli in difesa. Ora c'è Luca Montanari che richiama tutta la squadra a colloquio. Questa, vedete, la leadership anche di Luca Montanari, di un giocatore esperto come lui. Scuola Fortitudo Bologna. Garlero sulla linea di fondo, Garlero va a sbagliare però una facile conclusione. Questa volta l'Attila dice grazie a Miguel Garlero che ha sbagliato una facile conclusione. Montanari, il gioco con Gamazzo si chiude poi ancora e si chiude meglio la difesa di Ferentino. Ciarpella, contropiede di Ferentino con Galuppi e attenzione perché Ferentino trova la parità, è praticamente un mini supplementare questo, mancano 5 minuti, 4 primi e 47 per l'esattezza, 65 pari il punteggio. Balilli, Mancini, gioco alto basso con Gamazzo a segno, Pepo Gamazzo, e fa riesplodere il tifo qui del Palamedi di Porto Recanati. Roberto Rullo contro Anibaldi, parte Rullo, poi ancora il palleggio del giocatore nativo di Lanciano. Rullo contro Gamazzo, finta al tiro, poi apre per Garlero da lontanissimo, va a mettere questa tripla Miguel Garlero, che era stato piuttosto silente fino a questa azione, ma ha messo la tripla che mette ancora la freccia avanti Ferentino, più uno, 68-67. Gamazzo è andato a segno e questa volta a vantaggio dell'Attila di una lunghezza, partita da lastico. Intanto il cronometro scorre, 3 primi e 47, Rullo, pallone per Galuppi, ancora Rullo e ci riprova da 3 punti, è caldo Rullo, va a sbagliare la conclusione, Ciarpella che si schianta per tentare di recuperare questo pallone, cambio e vedete, eccolo qua Luca Bisconti al posto di Polselli, quindi il quintetto per Ferentino con Ciarpella, Galuppi, Rullo, Garlero e Bisconti. Se non sbaglio è stato anche il quintetto che ha iniziato questa partita. Anibaldi, non si chiude il gioco con Gamazzo, capisce tutto Capitan Galuppi che è di gran carriera, va a portare questo attacco, arresto e tiro di Ciarpello, segna Francesco Ciarpella, ancora più uno Ferentino, 70-69, mamma mia che partita, che arrivo in volata che si prospetta. Ultimi 3 minuti di gioco, Montanari, scivola intanto Galuppi, ancora la tripla di Balilli, e Mattia Balilli questa sera è indemoniato, più 2 Attila, 72-70, ancora non è finita. Ciarpella, vediamo questo attacco, ora deve pressare in difesa l'Attila, Ciarpella va a trovare questo canestro ma va a commettere fallo su di lui Mattia Balilli, cambio per l'Attila. Vediamo, è pronto Gulini a rientrare sul parquet al posto di Anibaldi, quindi abbassa il quintetto coach Nicola Scalabroni che vuole Balilli sul parquet, quindi quintetto per l'Attila formato da Balilli, Gulini, Montanari, Gamazzo e Mancini. Rullo ancora di mano sinistra, palleggio di Rullo, poi ancora il taglio di Ciarpella, il fallo di Montanari. Due primi e 32 secondi di gioco. È il quarto fallo per Luca Montanari. Ora ovviamente pesa anche la situazione falli per l'Attila che ha esaurito il bonus a disposizione, quindi per Ferentino ci sono tiri liberi. Francesco Ciarpella è concentrato dalla linea della carità. Sbaglia il primo tiro a Ciarpella.
L'Attila conserva due lunghezze di margine, 72-70. Diamo il secondo tiro per Francesco Ciarpella, segno. Meno uno Ferentino, ma c'è l'Attila con il pallone in mano. Balilli, vediamo lato sinistro del parquet. Balilli vuole il gioco con Montanari, che riceve in questo momento. Montanari palleggia, resta, tiro di Montanari, a segno Luca Montanari, a segno. 3 punti di margine tra Attila e Ferentino, 74 Attila, 71 Ferentino. Time out al Palamedi. Partita assolutamente vietata ai deboli di cuore. Attila 74, Ferentino 71, 2 minuti e 19 secondi ancora da giocare. Può succedere di tutto. Ciarpella è pronto alla rimessa, l'ha effetto in questo momento con Capitan Galuppi, che ha comunque una grande leadership questo giocatore, classe 98 per Ferentino. Ecco Gerlero. Vuole il gioco Roberto Rullo, che prende posizione. Ancora Rullo, serie di finte contro il più giovane Gulini. In step back Rullo va a sbagliare, il rimbalzo è di Gamazzo. Vedete come riesce ad arpionare questo rimbalzo preziosissimo. Balilli, un primo 48 più 3 Attila. Montanari, Montanari palleggia, resta, tiro di Montanari, a segno Luca Montanari. Più 5 Attila, e qui i giocatori di esperienza salgono in cattedra. Galuppi, Bisconti contro Gamazzo e Montanari ancora bravissimo a prendersi fallo in difesa. Vedete, non è proprio un caso. E qui quando il gioco si fa duro, i giocatori di grande esperienza, appunto come Luca Montanari, si stanno facendo valere. Questo è veramente un possesso preziosissimo per l'Attila, il primo piano meritato per il buon Luca Montanari. Ora si provvede ancora ad asciugare il parquet mentre Luca Montanari sta prendendo posizione in attacco. Vediamo questo attacco che può essere fondamentale per l'Attila. 76 Attila, 71 Ferentino. Un primo e 32 secondi. Ancora i ragazzini qui dell'Attila Basket che provvedono ad asciugare il scivoloso parquet questa sera, perché qui veramente il Palasport è completamente pieno, c'è una bellissima cornice di pubblico. Ora sembra tutto pronto per riprendere il gioco con Mario Mancini. Vedete come è allungata a tutto campo la difesa di Ferentino. Balilli, ora Balilli che supera la linea di metà campo. Vediamo il palleggio con la mano destra. Ecco Gianmarco Gulini, il gioco con Montanari. Ancora Montanari, ci riprova, il taglio di Gulini da sotto. E questa è un'azione ancora di squadra per l'Attila, che è stata bravissima a non perdere la testa. E lì è stata un po' la chiave fino a questo momento di questa partita, mentre Ciarpella, a proposito di bravura, è altrettanto abile nel prendere questa posizione e andare a canestro. 78-73, ancora un fallo per la difesa per l'Attila Basket ad un primo e 6 secondi. Attenzione perché
c'è Montanari pronto dalla lunetta per un fallo tecnico. Per un fallo tecnico ci sembra proprio fischiato al capitano, a Galuppi. E quindi Ferentino che era riuscita a recuperare questo gap. La formazione appunto di Lulli era stata anche sotto di 12 lunghezze. Però insomma l'Attila in questi ultimi frangenti è stata sicuramente più lucida, è stata bravissima a non perdere la testa, a tessere le sue trame in attacco, ma soprattutto ha dato prova, mentre Montanari a segno dalla lunetta, di una grandissima solidità difensiva. E non a caso questa formazione che si sta allenando tantissimo praticamente da agosto, e i risultati si vedono, e come, sul parquet. Allora 79 Attila, 73 Ferentino, sempre il pallone in possesso per l'Attila, e siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Balilli intanto, che veramente oggi, se questa sera l'Attila dovesse vincere, il merito va a tutti i giocatori ovviamente, ma penso una nota di merito soprattutto a giocatori come Montanari e Balilli, quindi alla batteria dei piccoli per l'Attila. Intanto applauditissimo Mattia Balilli. Al suo posto è entrato Annibaldi. Gulin intanto dalla lunetta va a segno glaciale, Gianmarco Gulini. Ma oggi tutti hanno dato il loro contributo, chi in attacco, chi in difesa, proprio dimostrando una grandissima coesione di squadra. Time out per Ferentino. Ultimi 56 secondi di gioco, questa rimessa in attacco per Ferentino con Collalti pronto. 81 Attila, 73 Ferentino, che è in possesso di palla. Rullo, ancora Roberto Rullo, palleggio, arresto e tiro di Rullo a segno con una facilità veramente incredibile, questo tiro che ha scoccato Roberto Rullo, ma veramente lui di questi tiri ne ha scoccati veramente a centinaia nel corso della sua lunga carriera. 81 a 76 però la partita non è assolutamente finita, vedete ancora tutta la difesa a pressare, la difesa a tutto campo di Ferentino. Mancini intanto, 10 secondi per andare al tiro. Mancini, pallone per Balilli. Montanari, è rientrato anche Balilli. Montanari ci riprova con la tripla, pallone corto con l'Alti. Rullo, attenzione, 24 secondi più 5 Attila. Rullo ci riprova da metà campo quasi a sbagliare. Gamazzo, Montanari e solo Gulini. Attenzione Gulini, l'assist per Gamazzo, a segno Peppo Gamazzo. 83 a 76. Ora Ciarpella che chiede indicazioni a Lulli. Vediamo Ciarpella. Arresta il palleggio, ma il cronometro è tutto per l'Attila. 3 secondi, 2 secondi. 83 a 76. Attenzione perché c'è ora un piccolo diverbio qui tra alcuni giocatori, ma c'è un fallo commesso
da Balilli su Luca Bisconti. Allora, Luca Bisconti è in lunetta, 83-76, però c'è soltanto un secondo e mezzo ancora da giocare in questa partita infinita. Sbaglia Bisconti tra il tripudio dei tifosi locali. Vediamo il secondo tiro per Luca Bisconti, che come al solito mima il suo tiro prima di effettuare questa conclusione. A segno Bisconti e ancora un time out qui al Palamedi, la partita che non ne vuol sapere di finire. Noi siamo quasi esausti, quasi. Con un secondo e mezzo da giocare ci sarà questa rimessa finale per l'Attila Basket. Gianmarco Gulini, punteggio ormai in cassaforte per l'Attila, 83-77. Vediamo questa ultima rimessa per gli arancioblu. Gulini si fa vedere, Montanari che va alla conclusione, non la trova, ma invece l'Attila Junior Basket ribadisce la sua leadership in graduatoria con questa vittoria su Ferentino per 83-77. La formazione di Nicola Scalabroni vola a quota 14 dopo le prime tre giornate di questi infuocatissimi play-in silver. Ora ci sono i saluti di rito tra i giocatori, comunque le due squadre. Veramente noi applaudiamo sia l'Attila che Ferentino, che ci hanno veramente fatto vivere una grandissima serata di basket. Facciamo i complimenti anche al basket ferentino, ovviamente, che pur battuto qui dall'Attila Junior Basket è stato un cliente davvero scomodo per gli arancioblu. Sicuramente Ferentino si farà valere nelle prossime partite, ma ora i festeggiamenti sono tutti per l'Attila Basket. Vedete a centrocampo, ormai queste scene fortunatamente ci sono usuali, e i giocatori che si prendono i meritati applausi anche dai numerosissimi tifosi giunti questa sera al Palamedi. Io ribadisco il risultato finale: Attila Basket batte Ferentino 83-77. Ora ci sarà la trasferta per l'Attila sul difficilissimo campo di Viterbo, ma quella sarà un'altra partita. È tutto qui dal Palamedi, un cordiale saluto da Francesco Vallesi e viva il basket sempre!